Tappa ha avviato già da dicembre, sta avviando tre tipi di sondaggi, tutti quanti in mare, che sono sondaggi geofisici, ambientali e geotecnici. Questi sondaggi sono stati richiesti dal Ministero dell'Ambiente nella fase di progetto preliminare avviata nel 2011. Un approfondimento per meglio valutare la presenza di eventuali cavità sul percorso microtunnel o di eventuali salti di pendenza sul fondo del mare dove verrà poi adagiato il gasdotto. Quindi servono a avere una conoscenza di dettaglio per prevenire qualsiasi tipo di interferenza sull'ambiente marino. Termineranno auspicabilmente tra fine gennaio e primi di febbraio con l'ultima fase, che è quella dei sondaggi geotecnici. Ricordo agli operatori del settore della pesca, come anche eventuali altre categorie di operatori, che TAP ha attivo un meccanismo di risarcimento dei danni e di gestione dei reclami. Eventuali minori redditi derivanti dal divieto di pesca nell'area dei sondaggi saranno interamente risarciti ai pescatori, che porteranno gli elementi ovviamente necessari per valutarne l'importo. TAP, in linea con i principi di trasparenza e dialogo con il territorio che hanno sempre improntato le attività dell'azienda, ha deciso di impegnarsi in una campagna di comunicazione diffusa sui sondaggi, in modo che tutti gli interessati potessero venire a conoscenza delle operazioni svolte. Questa campagna si è articolata con diversi strumenti, tra i quali una lettera inviata a tutti i cittadini di Melendugno, una serie di comunicati stampa inviati all'inizio di ogni diversa fase di sondaggio e una serie di interventi informativi sia sui quotidiani locali che sulle televisioni locali. Stiamo inoltre realizzando un video che sarà naturalmente disponibile a conclusione delle operazioni e che rende conto di tutte le diverse fasi, rendendo disponibili naturalmente anche delle immagini di quello che è stato fatto.